Red Room versus Tassi e Burrito versus Marsiglio. Raga, i primi ottavi di finale sono qui. Domani reagiremo agli altri. Let's go. L'unica cosa che non abbiamo provato bene, 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 bene. Ma che palle sta pubblicità, Dio buono. Dai, vaffanculo. L'unica cosa che non abbiamo provato bene, 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 bene. È un plugin USB che si chiama Pubblico. Pubblico, se ci sei per questi MC, voglio sentire un po' di casino adesso. Tutto è pronto, parte Tassi, un minuto. 3, 2, 1. Come un minuto 4/4? Ma non ha neanche tempo di fare nulla. Ma come 4/4 un minuto? Senti che passi io rappo, perché rappresento Spilamberto. Un consiglio, dopo un rap di Johnny Marsiglia, con che coraggio fate salire questo? Il bambino è andato veloce ed ha fatto la prima cazzata. Son 3-7, io sono Djokovic sulla terra rossa, Sinner che fa terra bruciata. Non fai fare casini, non hai la faccia di culo che vota Salvini. Non parlare di round, goditi secondo, al terzo non ci arrivi. Al terzo non ci arrivi adesso, cosa ha detto? Adesso proprio questo, lui perde al secondo perché viene al primo secondo. Stasera sei venuto presto? Ma quale è venuto presto, non hai stile. Il verde è sempre con la stessa maglietta, che cazzo dire? Vogliono avere una identità ma sembrano dei credenti che non sanno usarla. La lavatrice, ma stasera gli do una bella lezione a sta sega. I Bennett sempre con la stessa maglietta. Una cosa è la maglietta, una cosa è una bandiera. Raga, però dai, ma come si fa a giudicare dopo un minuto di 4/4? È impossibile. Ma poi anche, cazzo, ma voi che andate a fare ste battle per vincerle, voi freestyler? Cristo, ma 300 euro il vincitore. Ti ripaghi a malapena il viaggio, no? Cioè, assurdo. Sono andato... Quando è che... Volevo andare... Ragazzi, era a Genova per un paio di giorni. No, per una, fare una giornata a Genova. Mi veniva tipo 80 euro il treno andata e ritorno. E io sto in Piemonte, quindi non manco tanto lontano. Sono tipo 3 ore di treno. Buono, ma... No, la maggior parte della gente manco si ripaga il viaggio, cioè malapena ti ripaghi il viaggio, soprattutto se te la splitti. Capire che vabbè, tanti soldi, però beh, oh, non so quanta convenienza ci siano con queste battle, no? Non fa più con la passione. Un applauso a tutti noi questi MC, prima sfida della serata, è arrivato il momento di votare. Per questo primo set, se pensate che il primo punto vada a Tassi, fate così. Beh, è vero, raga, ma se non c'è qualcuno che ti ospita in casa, ma che fai, scusa? La notte non ci stanno manco più i treni, i pullman e un cazzo. Devi pigliare tipo un Airbnb, un hotel, un qualcosa. Diventa pesante. Adesso! Se pensate che il primo punto invece vada a Red Room, fate casino adesso! No, raga, però non... Il pubblico ha dato un punto a Red Room, vediamo cosa dice la giuria, votate a non mi piace. Mio 3, 2, 1, 3, 2, 1. Ok, penso che senza dubbio un punto sia andato a Red Room. Ora vediamo nel secondo set cosa succede, se Tassi rimonta. Ok, sono a punti, va bene. No, perché porca puttana, se no pensavo che cazzo, cioè come fai a passare dopo un minuto? Partito Tassi, adesso parte Red Room 6. Yeah. Un minuto, 3, 2, 1. Tassi è mio... Ma che cazzata è? Ma scusa, ma allora a sto punto fate 2 minuti diretto e poi decidete chi passa? Che senso ha fare un minuto e poi decidere? Figlio, lo dico io che stasera spacca. L'ho mandato a casa con la rima della bandiera. La sua maglietta è bandiera bianca. Ma quale bandiera bianca? Frate, tu quanto cazzo mi fai cagare? Sono tipo il bambino al matrimonio con un ubriaco e non rispondo alle azioni di mio padre. Le azioni di tuo padre? Bimbo di merda, rispettali perché io sono un uomo. È citato come il primo giorno d'asilo, io come un professionista il giorno di lavoro. Non me ne frega, frate, cosa dici, Brody? Perché tu non porti suoni, specialmente mica quelli buoni. Che dico, lo dico con la lingua dei fatti, con quella faccia parli la lingua.
fagioli. La lingua dei bastoni, minchia, cosa vuoi che dica? Io ti faccio un'altra rima. I bastoni non parlano una lingua, mettono la lingua sopra la cartina. Sopra la cartina, brada, ma mi sa che sopra la lingua c'è pure un pezzo di stagnola. A me non me ne frega, c'è lo stilo, raga. La stagnola per me è il panino, vista che torni a casa. Bomba! Sta con un applauso per tutti e due questi MC. È arrivato il momento di voltare. Associate il primo MC che è partito, porta il nome di Red Room. Se pensate che merita lui il prossimo punto, fate casino adesso. Se invece volete dare il punto a Tassi, fate casino adesso. Il pubblico era quasi male, quindi c'è una decisione da parte. Ma che cazzo dici, basta? Ma che dici? Ma che quasi pari? Ma dove? La giuria, destra, sinistra. 3. Infatti anche Tassi li fa, dai, non inventare, dai. 2-1-2-0, passa il turno Red Room. Perfetto, benissimo. 3-2-1. Bella per il dottore che mi guarda da lassù, intendo dalla diretta su YouTube. Per te è uno sbaglio, per le tecniche perfette è solo un panificio che cucina pizza a taglio. Capito nulla. Sulle mani, raga, e lo sfondo con una quartina. Ha citato il dottore alla prima, perché ti servono i cerotti dopo gli schiaffi in questa sfida. Yeah, dico che alla fine per poco io caccio il fuoco. L'hai capito che lo sforo tipo un fuoco. Tu sei sfurrito, cioè un kebab che è stato cucinato con troppa salsa yogurt. Troppa salsa yogurt, adesso mi hai detto che sono un kebab, e allora gliela riprendo. E così tanto un kebab questo, perché non le rigira, inoltre marcio dentro. Sì, ma lo scherza perché poi sterza questo grande. Ragazzi, avete fatto venire voglia di kebab. Hai capito che lo porto, ma con la terza gigante. Dopo che io ho messo il cazzo in bocca, lui me l'ha ricordato e mi aveva detto ti ho chiesto senza piccante. Ti ho chiesto senza piccante, scemo, questo io lo spacco per davvero. La sua tipa è una maranza e il mio cazzo è il premio. Per questo qui col piccante è un servizio completo. Bomba! Sta il primo set, è andato. Vediamo chi dei due porta a casa il punto. Se pensate che sia meglio Marsilio, fate casino adesso! Se invece preferite Burrito, fate casino adesso! Il pubblico di poco ha dato un punto a Burrito, di poco a poco. Vediamo cosa dice la giuria, destra o sinistra. Rimanete a destra o sinistra, se no io sono casino. 3, 2, aspetta, tu sei a destra, tu sei a sinistra. Ma per il pubblico non verso di loro. Vabbè, guarda come cazzo si vuole. Vabbè, da un momento in poi li mettiamo qua e non ci sbagliamo. 3, 2, 1. Abbiamo un pari. Tu Burrito. Madonna, come di mal di testa queste robe, raga. Mamma mia, che è? Burrito. Io patatine per fare. Pari, Burrito. Passa, sì, passa il turno. Prende un punto, Burrito. Ok, Burrito. Andiamo al secondo set, vediamo cosa succede. Avete ancora un minuto. Parte Burrito, risponde Marsilio. 3, 2, 1. Sulle mani, raga, che a questo coglione io gli voglio fare male. Che cosa ho imparato da questo ottavo di finale? Basta, non sa contare. Sì, e tu sei una chiavica, sfidare Burrito, ma quando mi ricapita, bella compa, per te, tecniche per perdere con dignità. Sei un deficiente, ma come cazzo ti muove sto rapper? L'avete visto all'interno dell'ambiente, sembra un comico di Colorado scartato perché intelligente. Questo non le chiude, tu sei a sociale, frate, quando scende un boomer. Hai capito che ci resta, sempre il tipo timido che si nasconde all'angolo della festa. All'angolo della festa, uomo, in freestyle ti porto la porta. Questo è il Leonard, l'amico di scelto, intollerante alla tosse, infatti mi causa latte alle ginocchia. Godo perché sfondo il beat, tu sei circonciso come un Wall of Wheels. L'hai capito questo perde con il rap, può vincere solo quando interpreta un po' il nerd. Opa! Abbiamo ascoltato questo secondo set. Secondo me non rende questa modalità, eh. Secondo me non rende, non rende, non è neanche il tempo
di creare l'hype, non lo so, penso, beh, è passato Burrito sicuramente, però vediamo. Non rende, vabbè, dai. Vabbè, dai, andiamo avanti. Burrito, Mazzino, Burrito, quindi no, non è spareggio, perché tre Burrito, solo uno di là, invece due, pari, passa il turno, bella Burrito, scusate tutti quelli che sono fatti 2000 chilometri per vedermi perdere gli ottavi, però grazie ancora, basta, bella Burrito. C'è sempre una prima volta. Ci sta, però non mi è piaciuta questa modalità. Vabbè, dai, comunque, sti cazzi, domani andiamo a fare gli altri ottavi di finale. Iscrivetevi al canale e boh, ci vediamo domani, bella!